parte il nuovo ETS sul turismo e la cultura che si aggiunge agli altri, ma questo l'ho voluto fortemente perché la regione Abruzzo è una regione a forte vocazione turistica. È vero che dobbiamo fare del marketing per far conoscere le nostre bellezze, ma era necessario formare anche degli specialisti che appunto siano preparati nell'ambito del turismo, e quindi è nato questo ETS. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato. La regione ci punta, come diceva lei, abbiamo messo oltre 12 milioni e vogliamo che tanti ragazzi si possano iscrivere affinché, come dicevo, siano specializzati nel turismo, perché abbiamo bisogno di questi operatori. Un ruolo importante lo farà anche il centro per l'impiego, che stiamo rafforzando e potenziando, ovvero il centro per l'impiego dovrà tornare a fare quello per cui è nato, ovvero quel matching tra domande e offerte di lavoro. Ma io ritengo che questa scuola sia importantissima, perché appunto abbiamo bisogno di pubblicizzare il nostro Abruzzo, che ha delle bellezze che fino ad ora non sono state valorizzate. I corsi sono due, l'ITS svilupperà praticamente due percorsi, ogni percorso dura due anni e compone di 1800 ore, 1000 ore di formazione in aula e 800 ore di tirocino presso le aziende. Un 10% delle ore di tirocino saranno svolte all'estero, in strutture ricettive che sono collegate con la nostra struttura. I due percorsi sostanzialmente sono legati a un progetto europeo, perché i TS sono in tutta Europa. Il Ministero ha dato delle indicazioni abbastanza precise per le tipologie di figura professionale, infatti sono tecnico superiore per quanto riguarda il marketing digitale e tecnico superiore per la gestione delle strutture ricettive. Questi sono i due percorsi che andremo a realizzare.